La sua popolarità è tale che in Francia è stata scelta come immagine della Marianne, il simbolo della Repubblica Francese. Bella, bellissima Letizia Castà, amatissima e disarmante nel suo sorriso in tutto il mondo e popolarissima anche in Italia per ragioni di cuore e per aver condotto due volte anche il Festival di Sanremo. Modella per caso, attrice, sempre più attenta alla scelta dei copioni, dopo gli esordi con Asterix e Obelix si è data decisamente a un cinema più d'autore. Letizia, vista da vicino, si rivela più timida di quello che si immagina. Eppure è da tempo al centro delle attenzioni delle cronache rosa per i suoi amori, da quello con Stefano Accorsi, da cui ha avuto due figli, a lui Garel, che per lei ha lasciato, con conseguenze drammatiche raccontate anche al cinema, Valeria Bruni Tedeschi. Oggi sono insieme nel film L'uomo fedele, una commedia ironica sull'amore e le conseguenze dell'amore, in cui Garel, beato lui, è conteso da due donne, la Castà da una parte, ma anche la figlia di Johnny Depp, Lily Depp Rose. Una coppia, lui Garel e Letizia Castà, che vista da vicino si rivela meno irraggiungibile di quanto non si creda, pronta a raccontare l'amore ma anche la passione per il grande schermo. Che cos'è l'amore? Dubbio? Certezza? Che cos'è in questa storia? È qualche cosa che ti fa perdere molto tempo, ma con piacere, secondo me. È più chi merita più che 3 o 4 mila film per essere spiegato. Dunque questo film prova di spiegare un po' e di prendere in giro un po' i movimenti amorosi con un po' di senso di umorismo, anche nel dramma. L'amore infini è qualcosa che non veramente si può... non c'è risposta. Anche dentro il film si parla di vita, si parla d'amore, ma alla fine non sai esattamente. Non hai risposta. Vivi con Abel e non lo ami. E io lo amo da sempre. Tu? Sì, io. Non posso spiegarti perché. Io per prima non lo capisco. Qui in Italia siete visti un po' come la coppia più bella del mondo e molto probabilmente lo siete. Voi come ve la vivete questa cosa e qual è il vostro rapporto con l'Italia? Sì. Mi piace molto la vostra gentilezza italiana. Parigi è completamente differente, non siamo i più belli a Parigi. Forse della nostra strada, perché la nostra strada è piccola. Io credo che tu vuoi riconciliare l'amicizia franco-italiana che in questi ultimi giorni ha avuto un po' di problemi, dunque lo prendo così. Letizia, che ne pensi tu di questo? Tra l'altro appunto vieni da una famiglia italiana. Beh, io c'è tante souvenir qui e ho cominciato a lavorare anche qui da molto tempo. C'è anche la mia bisnonna che è italiana e un rapporto molto intimo con l'Italia. È vero che siamo ricevuti, io se... Quando sono venuto in Italia sono ricevuto come un principe, ho detto stessa cosa, c'è un'amicizia della parte degli italiani incredibile, c'è una fascinazione tra l'Italia e la Francia, anche cinematograficamente parlante, forse anche con la nostalgia degli anni 60, dove il cinema franco-italiano aveva veramente trovato dei... recitava insieme, dunque quando c'è un italiano a Parigi spero che si sente così bene che mi sento quando sono a Roma. Insomma, dell'amore davvero non possiamo fare a meno. Qual è secondo voi il film che l'ha raccontato meglio? Mi piace tanto Paris, Texas con Nastassja Kinski e il suo personaggio molto misterioso che disparisce come un gatto sempre e questo uomo che la ama come un'immagine inaccessibile e quando finalmente la trova accetta quello che è e la lascia andare via. Questo è molto forte sull'amore, sul rapporto fra un uomo e una donna. Questo film mi è piaciuto tantissimo. Vai tu e poi io penso a un'altra. No, questo film, ci sono due film che mi viene allo spirito. C'è il film di Antonioni che si chiama La notte, che probabilmente è un film incredibile sul rapporto tra un uomo e una donna. E poi più contemporaneamente c'è Star is Born di Bradley Cooper, mi è piaciuto un sacco perché è appassionato un po', non so, c'è una cosa più varietà nel film che nel film di Antonioni, ma c'è una cosa che mi ha molto piaciuto.